Bentornati cari amici, finalmente con Naruto. Stanno tutti quanti pensando, sti brutti stronzi non portano mai questo Lo so, contenuto. Messi. Siamo arrivati alla puntata 38, mi pare, e No, l'abbiamo... 37. No, 37 è l'ultima che abbiamo visto. Quindi siamo arrivati alla 37. Dobbiamo vedere la 28. Eh sì, ok, oggi facciamo la reaction alla puntata 38. Si dovevano incontrare con Si devono. l'individuo... Allora, loro hanno trovato. Ah, no, no. Sì, devono incontrarsi col nemico di. Con la spia Con la spia che in teoria Kabuto. che Di. cosa hai detto? Tanto ho La. capito che era lui, è inutile. Tanto se non sbaglio Crozza. l'avevo detto anche l'altra volta che era Kabuto. Odiatemi. No, no, ma Di Sasori. già l'avevo capito che era Kabuto. Niente, si devono incontrare su un ponte, tipo, mi pare. Sì. Ok, quindi lui è convinto di incontrare Sasori. E loro non ho capito come intendono. Se non sbaglio Loro si si fingeranno per devono Sasori. travestire, giusto? Certo. Ok. No, mi ricordo bene allora. Va benissimo. Per cui mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale. E continuiamo finalmente con Naruto Shippuden. Ora deciderò le coppie di amici. Perché li faceva dividere in squadre? Nella prima, Cioè in insieme a coppie? me, ci sarà Sakura. Perché ovviamente Nell'altra ci c'è saranno qualcuno che Naruto va e e Sai. fa Sasori e qualcuno che non va, non possono andare in 20. Ah, ok, qualcuno che guarda E da... certo, che guarda da dietro. copre le spalle, Non è possibile. Io insieme a Sai. ok. E chi è che va a fare Sasori? Io sarò in coppia con il capitano Yamato. Non mi ricordo. Povero Naruto. Wow, povero Naruto. Lui invece dovrà vedersela con Sai. Beh, la fanno grave, eh. Cioè, devono fare una missione. Ma hai visto che vanno sempre in disaccordo? Accidenti. Ho capito, ma è il momento della missione, stringete un attimo i denti. Sono contento. Ancora quel sorriso falso. Ma perché io devo fare squadra proprio con lui? Perché hai rotto il cazzo? Ho capito, Sakura cerca almeno di tenere calmo Naruto. Sì, Sì, abbiamo visto lo come l'ha farò. tenuto calmo l'altra volta. Mi perdoni. Forse è meglio che io faccia coppia con Naruto. Lavoriamo insieme da tantissimo tempo e quindi ci conosciamo molto bene, siamo affiatati. Col cazzo. Sakura ha ragione, Crescete è la un po'. verità. Ascolta, Sakura. Sì. Ti Botte fega. ricordo che tu sei il medico ninja di questa squadra. Non puoi permetterti di rimanere ferita, per questo sei con me. Sì, ma... Loro due invece sono Lo sacrificabili. capisci, Quindi hai vero? capito che andrà avanti. Eh beh. Certo. Non mi ricordo chi farà Sasori. Secondo me Naruto. E secondo me farà anche abbastanza ridere. Come diceva Lui Sai fa. poco fa, dobbiamo aspettarci un nemico molto potente. Il minimo errore nel gioco di squadra potrebbe risultare fatale. So che la mia Anche perché strategia Naruto è vi mette in bravo a difficoltà, ma tramutarsi in vorrei che un'altra vi persona, impegnaste al no? massimo. Sì, d'accordo. Ce la metteremo tutta, capitano. Non bravo come a trasformarsi in una donna. Però... Orochimaru di questo passo fa in tempo a crearmi un intero impero. Se non si sbrigano. Si è cambiato il mantello o col buio diventava nero? Così. Sempre le colonne sonore che ti piacciono. Cioè, i soundtrack. Ti incazzato, Naruto. Oh, insomma, perché ci mette così Non so, tanto? che deve fare? Deve correre questo poveretto. Ma allora chi è che va? Eccolo. Chi è Non ho andato capito che. allora. Ah, forse perché loro devono andare. Osservare. E Naruto deve attaccare. Forse, a sorpresa. Yamato che ha costruito una marionetta fatta di legno. Tutto Bastava torna. una tecnica della. Anche. Vabbè. Quindi là sotto ci sono entrambi, sia Sakura che Yamato. Non credo. Sakura non può combattere perché sennò Ma saranno. allora che cacchio avete visto in coppia a fare? Vabbè, guardiamo che forse ci capiamo qualcosa. Loro due, eccoli lì. Oh, accidenti! Chi aspetta a dare il segnale? E lui risponde: "Hai!" Su, andiamo! Scusate, ma non era... Era questo il piano. Fa schifo sto piano! Adesso Naruto! Che cazzo sta. Ah, ma è una prova! Forza, Sai! Ah. Attacchiamo! Che cazzo sta. Ma Ecco che perché il mantello cazzo? pure era diverso. Ho riflettuto a lungo sul da farsi, ma non sono abituato a situazioni del genere. Era tutto...
Non per immagino. questo, domani passeremo tutto il giorno a Tutto simulare il giorno. gioco di squadra. Una simulazione. Scusate. Ma non ha più senso che loro si mettono dall'altro lato del ponte così gli bloccano la strada? Non credo. Come no? Non lo so, non sono uno stratega. Ma non ci Ma vuole il uno piano non, stratega ma non per può essere pensare. comunque il piano questo. Tutti all'attacco. No, io non lo so. Io lì finalmente è arrivato il momento, invece Di voi so solo quello che ho letto sulle schede in archivio e non mi basta. Devo conoscere il vostro stile di combattimento, le varie tanto che tecniche che questo tizio che utilizzate, devono le vostre incontrare è abilità. forte. Magari è un Insomma, come messaggero. siete in È stato a azione. fare tutto sto casino. Se impariamo a conoscerci meglio, anche lo spirito di collaborazione migliorerà. C'è poco da sapere. Uno si moltiplica e fa i Rasengan. L'altra cura. Quell'altro fa disegni. No, perché Sakura sfonda anche i pavimenti, ricordalo. Vabbè. Sarà una bella impresa. Sono certo che voi mi giudicherete troppo prudente, ma questo è il mio modo di lavorare. Perciò non vi Ti rimane che immagini pure arrendervi. il tizio, Ellie, che si è anticipato e sta lì e li guarda mentre fanno Tutti e due davanti, tutto entrambi. questo. Avanti, non trattenetevi. Bene, ma non basta. Ah, ma... Ah, è vero. Che è sta novità? Bravo, bravo. Ah, è sempre Naruto. E sai dove sta? Oh, si è moltiplicato pure lui. Arte magica, ultra illustrazione animale. Carino. Adesso non scappa. Ma così hai catturato anche me. Sai, hai sentito? Non restare lì impalato, fa qualcosa. Ciao. Cazzo. Ehi, ma dove stai andando? Ho già catturato il È capitano, perché hai finto. legato anche me? Vieni immediatamente a liberarmi, sai? Ehi, Naruto! Si può sapere dove hai la testa? Quello non è il capitano, non vedi? Cosa? Mi dite che storia è questa? Accidenti, torna qui, Resta il sai? fatto che l'ha Credo di intrappolato questo insieme sia al fatto tosto, manichino. torna subito qui! Infatti fa cagare questa squadra. Sì. Quattro persone accoppiate malissimo. Adesso è chiaro che Sai è più in gamba del previsto. E ha legato Incredibile che un Naruto. ragazzo del suo livello sia stato messo in squadra solo come sostituto. Nella tua squadra ci sarà un altro membro, una recluta della radice. Vorrei che tu lo tenessi d'occhio e con molta attenzione. Le preoccupazioni di Tsunade potrebbero essere fondate. Notevole. Per strappare in due quel serpente ci vuole una forza sovrumana. Speriamo che non si arrabbi mai con me. Rilascia. Sei già arrabbiata con lui. Beh, Ma però l'ha catturato l'insegnante, visto? credo che si sia lasciato catturare a Non lo sto so. Direi che la simulazione finisce qui, punto. ragazzi. Ah, ok, non erano sul ponte effettivo. Senti un po'. Che vuoi adesso? Conosci il significato della parola compagno? Compagni! Sto segnando. Mi hai sentito o no? Ma certo, lo conosco molto bene. E lo so anche sbagliato. Grazie della prova. Se non la smetti di fare lo sbruffone, te la vedrai con me. No, per favore, Naruto. Dovresti smetterla di addossare sempre agli altri la colpa delle tue incompetenze. Oh no, accidenti. Avanti, non trattenetevi. Se tu non avessi permesso al capitano di voltarsi in quel momento, non si sarebbe mai accorto di me e io l'avrei colto di sorpresa. Poteva essere tutto molto più semplice. Cosa diavolo vorresti insinuare con questo? Nonostante la bella idea di trasformarti in me, usando la tecnica della moltiplicazione ti sei smascherato da solo. In questo modo il capitano ha anticipato la nostra strategia ed è scappato nel bosco usando la banale tecnica Ma della prima o poi Naruto sostituzione. diventerà capace di fare strategia. Lo attacca sempre alla Katsumo. Dal momento che sapevi bene che era un falso, vuoi dirci perché non hai annullato subito la tecnica? Non serve a niente intervenire per proteggere un compagno che ha già perso il controllo. Ho preferito concentrarmi sulla missione per concluderla con la strategia migliore. No, non accetterò mai la tua presenza. Non riuscirò mai e poi mai a riconoscerti come compagno di squadra. E questo è Non definitivo. credo che avrebbe mai passato la prova con Kakashi, questo tizio, Accidenti. comunque. Non ci sono speranze. Questi due non riusciranno La mai a prima. collaborare, è sicuro.
Che cosa avrebbe fatto Sasuke al posto mio? Sei proprio sicuro che sarebbe venuto in tuo soccorso mentre lottavi? Aia. Tu lo dovresti sapere, visto che lo riconosci come parte, compagno di squadra. Il secondo. Accidenti. Non credo che Naruto riuscirà a trattenersi ancora per molto. Io non riesco proprio a capirti. Come fai a definire compagno un verme che ha tradito il tuo villaggio? Tra l'altro stanno sprecando un sacco di energie per andarlo a recuperare. Ti prego, no. Fosse stato un altro, non l'avrebbero mai permesso. Non farlo. Sono pronto a fare tutto quello che posso per salvare il mio compagno. Cosa? Anche collaborare con questo stronzo. Anche accettare in squadra un tipo come te. Vuoi spiegarmi perché tiene così tanto a Sasuke? Devi sapere che Naruto ha sempre considerato Sasuke come un fratello. Mi sembra di aver capito che anche tu hai un fratello, per cui dovresti sapere benissimo che cosa significa. Ti sbagli, non lo so affatto. Quando ho detto di avere un fratello? Non ricordi quello che ti ho detto sui disegni? Il fatto è che io non so cosa siano le emozioni. Non puoi certo negare di avere un fratello. E penso che tu riesca a immaginare quello che proveresti se rischiassi di... Ho detto che non provo emozioni. Questo è vero. Anche se io... Vedi... L'ho già perso. Quanto dura questo momento? Un motivo in più per capire. Ma non mi è chiaro quello che ho provato. Ma che ti cosa frega, Sakura? Non capisco. Cosa cazzo ti frega? Niente. So solo che quando è successo non sapevo che espressione assumere. Insomma, non sapevo che faccia fare. Cosa nascondi? Adesso basta chiacchierare, ragazzi. Quindi raccogliete tutte le vostre cose. Ci rimettiamo in cammino. Madonna, questi episodi. Che pesantezza. Ti rendi conto, vero? Che ti avrei dovuto prendere a pugni anche oggi. Te lo saresti meritato. Ti avevo avvertito. Se avessi parlato ancora male di Sasuke, ti avevo promesso che avrei fatto sul serio. Lo vuoi sapere perché mi sono trattenuta? Perché Naruto farebbe qualunque cosa per salvare Sasuke. È disposto persino ad accettare uno come te nella nostra squadra. L'hai sentito, no? Io non so chi sei, ma ciò che conta è che insieme a te potremmo farcela. Ho notato che con lui sei molto carina e gentile. Ho letto qualcosa su un libro. Ma non so perché nascano certi sentimenti. Forse tu potresti spiegarmelo. Che cazzo intendi dire? Vogliamo darci una mossa? Se non arriviamo entro domani pomeriggio, sarà stata solo fatica sprecata. Cosa insinua questo giovanotto? Siamo quasi arrivati, quindi è meglio fermarsi qui, ragazzi. Poi andremo sul ponte. Guarda quello che ha fatto lui. Perché è pieno di sorci? Ah, sono i suoi, ok. Sembra che qui intorno non ci sia nessuno, capitano Yamato. Questo significa che possiamo escludere un'imboscata da parte del nemico. Prendi questa fotografia. Ho bisogno che qualcuno la tenga in mano. Molto accurata, devo dire. Io l'ho fatta poi. Adesso girala verso me. Bella domanda. Trasformazione lignea. Non bastava una trasformazione normale. Senti, vado a lavorare. Questa sarà più accurata, forse. Cosa di più accurato? Gli assomiglio, ragazzi. Più solida. Sì. Adesso devo regolare il tono della voce. Sakura, avvisami quando ti sembra quello giusto. Agli ordini. Molto più bassa, molto di più ancora. I gargarismi sta fa. Eccola, questa è quella giusta. È proprio la sua voce. Bene, ragazzi, allora è arrivato il momento di entrare in azione. Però il tono è troppo gentile. Dovrebbe essere più rude, più brusco. E più lento. Sua voce ci vorrebbe più cattiveria. Sono un uomo irascibile e poco paziente che detesta aspettare e fare aspettare gli altri. Ecco perché divento così cattivo e grande violento. Interpretazione. Perfetto, così va bene. Mi sembra di sentirlo parlare. Ma non dimenticate il gioco di squadra. Soprattutto tu, Naruto. Non muoverti finché non vedi il mio segnale. Ora andiamo. Il segnale è rimasto questo. Compagni! Scusa, è Sakura in tutto ciò? Deve semplicemente non fare un cazzo, sì. Come sempre. Deve riparare i danni. Ok, quindi non è che sono divisi a coppie. Che lei si deve mettere da parte e basta. Praticamente. Sembra un lumacone quando cammina. Ok, hai visto come salta? È
quasi mezzogiorno. Sul ponte non c'è nessuno. Che cosa sta aspettando? Sento dei passi. Oh, alleluia. Sei un'altra simulazione, spacco tutta. Non mi devi toccare accanto! Slippa, ti faccio fare 5 giri in aria. Un cazzotto ti faccio diventare bello. Il ponte. Ho detto 28 volte che questo ponte si chiama Tenchi. Un ponte sperduto nel nulla. Un ponte messo in mezzo a due cosi di terra. Una cosa è un'altra. Cioè, passa un cazzo nessuno poi su questo ponte. Or. Sì, un ponte là per niente, cioè. Meno male che non ci passa nessuno, però. L'hanno scelto apposta. Si scopre che non è lui, ma solo un suicida. E assistono a una brutta scena. A me già puzzava che ero arrivato prima io, quindi... Che lui che è precisissimo e odia aspettare. Sì. Arriva più tardi perché odia aspettare. Ricordati la voce. Che poi, che può essere caputo, lo sospetto. E lo sospettavo già. Ma perché fa il doppio gioco? Capitano Yamato, in bocca al lupo. Che poi caputo fa il triplo, quadruplo gioco, non lo so, con tutti, se pia per il culo un po' tutti. Maestro Sasori. Raga, boh, leva adesso il cappuccio. Dai, abbiamo capito tutti. Ma quello è... Sono 5 anni che non ci vediamo. Sai che non so chi è. Impassibile. Ti ha seguito qualcuno? Si gira a guardarsi dietro. Così semplice ci riusciva anche lui. No, sono stato prudente. Allora, come stai? Come stai? Continuo ad avere una strana sensazione. Da quando la sua tecnica è stata annullata e ho recuperato la memoria. Ha recuperato la memoria? Sono ancora scosso, mi sembra tutto così confuso. Ancora lui, non è possibile. È incredibile. Chi l'avrebbe mai immaginato che la spia fosse proprio Kabuto? Kabuto è come il prezzemolo, sta sempre in mezzo al cazzo. Ho rischiato la vita per venire qui senza farlo sapere a Orochimaru. Ho bisogno di un'informazione. Voglio sapere dove si nascondono sia lui sia il giovane Sasuke. I nascondigli sono tanti e cambiamo sempre. Per evitare di essere scoperti ci spostiamo praticamente ogni settimana. Naturalmente non restiamo sempre all'interno del villaggio del suono. Orochimaru ha spie ovunque che preparano il terreno prima del nostro arrivo. Dove siete adesso? In questo momento ci troviamo su un isolotto in mezzo a un lago verso i territori a nord. Ma fra 3 giorni ci trasferiremo di nuovo. Ma loro due avevano un piano, lui e Sasori, probabilmente. Ma adesso Sasori è morto. E stanno parlando di tutt'altro anche. Sì, ok, ma prima lui ha detto il fatto che gli sono tornati i ricordi. Quindi probabilmente per farlo infiltrare da Orochimaru gli ha tolto la memoria. Vabbè, mo ce lo spiegheranno, penso. Non te lo ricordi? Non ti ricordi un cazzo, come è possibile? Il vento fa troppo rumore, non si riesce a sentire neanche una parola. Abbassa la voce. È grazie al vento se possiamo stare così vicini, testa quadra. Ma tornando a noi... È un coniglio. Kabu, tranquillo. Madò, ste manie di persecuzione. È un coniglio a tipo 500 metri. È tutto tranquillo. È soltanto una lepre. Si è cagato sotto intanto, no? Che cazzo ci va qua? Quanto è inquietante Orochimaru! Si è poppato la lepre. Orochimaru che fa qualcosa in prima persona senza mandare i suoi scugnizzi, sì. I suoi scagnozzi. È strano, eh. Vuol dire che questo incontro è particolarmente importante. Ma si trova Yamato in mezzo alla merda, proprio. Non voglio più fare io questo ruolo. io volevo solo informazioni su Sasuke. Non so che cosa c'era tra voi due. Come le stavo dicendo, vorrei metterla al corrente delle informazioni che mi ha chiesto di scoprire. Accidenti. Dici. Avrei tante altre domande da fargli, ma è pericoloso. Se insisto troppo, rischio che scopra il mio travestimento. Tu una domanda che hai fatto. Il corpo lasciato da Orochimaru aveva dei sigilli protettivi che hanno lo scopo di preservare i campioni di cellule. Purtroppo non sono riuscito a prelevare quei campioni di sangue che mi aveva chiesto, maestro. Capisco. Aspetta. Campioni di cellule del vecchio corpo di Orochimaru? Sì. Che cazzo devono fare col corpo di Orochimaru quest'altro? Ah, forse una marionetta, che cazzo? Forse sì, una marionetta, lo sai. Può essere, non lo so. Con i campioni di cellule la fa. Pure dal nulla la crea. Ma sto tizio, lasciamo perdere, personaggio fra i più sprecati di tutto l'anno.
Non capisco perché non lo cattura. Non dimenticare che l'avversario è molto furbo, non si sa mai come potrebbe reagire. Il capitano sa esattamente chi ha di fronte e agisce con cautela. Ma se esagera con la prudenza, la spia potrebbe insospettirsi. Ma non sa chi non ha. A quel punto sarà ancora più difficile. Cabuto non è catturabile. Ad ogni modo dobbiamo fidarci di quello che decide il capitano. No, vabbè. Sta cosa di Orochimaru non me la sarei mai aspettata neanche in 100 vite. Manca solo Sasuke. Adesso la prego di consegnarmi quello che mi ha promesso. Non posso rischiare non gliel'ha detto? A Sakura che gli doveva dare qualcosa. Se Orochimaru scopre che mi sto pezzo di merda di Sasori. Posso già considerarmi un uomo morto. Che minchia gli do? La minchia, mo! Non posso più rimandare. Devo entrare in azione. Adesso. La conversazione mi sembra interessante. Vi dispiace se partecipo anch'io, ci terrei davvero. Eh sì, ho tirato fuori l'ha seguito. Il coltello perché avevo visto Orochimaru che arrivava. Assolutamente. È lui. Perché tutti quanti si sono sconvolti in meno di me? Maestro Sasori, se lei non avesse estratto il kunai, sarei stato eliminato senza nemmeno accorgermene. Meglio così. A quanto pare ha frainteso le mie intenzioni. Forse ho ancora qualche possibilità di cavarmela. Si sono ritrovati in mezzo ai giochi per grandi. Ricordo quel travestimento. Mi fa tornare indietro nel tempo. Sasori. Sei stato davvero molto abile a seguire Kabuto. Ah, sì. Ma sono venuto a porgerti i miei ringraziamenti. Il ragazzino che un tempo hai affidato a me si è rivelato davvero molto utile. Normalmente per sviluppare una nuova tecnica occorre il sacrificio di un centinaio di soggetti umani. Ma grazie alle sue abilità mediche sono stato in grado di riutilizzare più volte le stesse persone. E questo mi ha fatto molto comodo. Sapessi quanto è difficile trovare volontari ultimamente. In teoria la mano l'ha alzata. E adesso che cosa facciamo, ragazzi? Niente, restiamo qui ad aspettare che il capitano ci dia istruzioni. Ma sarebbe una follia cercare di affrontare Orochimaru da solo. Già. Probabilmente potrei contare sull'aiuto di Kabuto. Dovrebbe rivelare. Ma dal mio stile di combattimento, si accorgerebbe subito che non sono Sasori. Se invece decidessi di chiamare i ragazzi, sarebbe come svelare la mia vera identità. O chiamo la squadra e cerchiamo di sconfiggerli, o mi ritiro senza mandare il segnale. E mo, ma porco Giuda, Kabuto, ma perché capisce sempre tutto? Odio, lo odio così tanto io, Kabuto. Ha pure preso. Ma che cosa sta succedendo? Tecnica dell'ombra del groviglio di Serpi. Quindi in realtà allora, chi sta con chi? Questa sostituzione è stata creata utilizzando l'arte del legno. Una sola persona è in grado di usarla. Solo lui, al mondo. Sì. Prima di lui solo il primo Kage. Mi dica, maestro Orochimaru, sarebbe quella la vera identità di Sasori? È imparentato con qualcuno? Questa domanda da te non me l'aspettavo. Andiamo, Kabuto. Possibile che tu non l'abbia mai visto in faccia dopo aver lavorato al suo fianco per tanti anni. Si presentava sempre nascosto nelle sue marionette. A dire il vero lo trovavo un po' inquietante. Non ho capito, c'hanno il dubbio che lui sia Sasori per davvero? Ah sì, mi sa di sì. Perché non l'hanno mai visto? Pensavo fossi una spia a servizio dell'organizzazione Alba. E lui infatti sta continuando a dire, Kabuto, non capisco. Kabuto, cosa fai? C'è tipo il colpo di scena del colpo di scena del colpo di scena. Sotto l'effetto di un incantesimo di Sasori. Sì, ma quella tecnica è stata annullata anni fa da Orochimaru in persona. Quindi fingevi di stare dalla parte di Sasori, ma eri alleato con Orochimaru. Sei stato manipolato da lui, vero? No, la realtà è molto più semplice. Io odio Kabuto perché è un doppio giochista. Il fatto è che io simpatizzo con le idee di Orochimaru e condivido le sue scelte. Comunque non ho ancora capito chi sei. Il nostro piano prevedeva la cattura di Sasori. Qualcosa deve essere andato storto. Kabuto, più tardi ti racconterò la storia di questo intrepido ninja. Ma prima voglio fargli una domanda. Orochimaru che fa il narratore. Dopo ti racconto e mette quelezzi su questo signore. Perché non chiami i tre topolini che sono nascosti là in fondo? Che minchia facciamo ormai? Sapeva tutto fin dall'inizio. È già sta così lui. Il segnale. Ma il segnale era per attaccare subito, non per stare lì a guardarci. Guarda un po' chi si rivede. Conosco bene la faccia di quella mocciosa. E abbiamo anche il ragazzo dalla volpe a nove code.
credo che oggi ci divertiremo un mondo. Sarà interessante vedere chi è diventato più forte tra te e Sasuke. Questo è il terzo scontro di Orochimaru che vediamo. Oddio, no, c'è stata la grande battaglia, quella dove è morto l'Hokage. Ah no, il quarto, perché prima lui li attacca dentro la foresta durante l'esame. Sì. Poi ci sta la battaglia, poi ci sta lo scontro con Tsunade. Sì. Questa è la quarta volta che lo vediamo combattere. Però l'hai visto combattere con le mani ingessate l'altra volta. Beh sì, però... Cioè comunque, era moribondo. Comunque era un gran combattimento. Pure non può usare le mani, mi pare. No. Un po' sa... Oddio, non mi ricordo. Ma adesso lui, se non sbaglio, è dentro il corpo di una persona, anche se ha la sua, il suo aspetto. Sì. Lui è dentro il corpo di quel tizio con i capelli bianchi. Ma l'altra volta era dentro il corpo, sì, di un altro. Finalmente, qualcosa di eccitante. Va bene, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ci dobbiamo vedere l'episodio 40 e 41. E mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo. Ciao.